Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di un prodotto che è uscito ormai da qualche mese, ma adesso vale la pena parlarne per il prezzo che ha in questo momento, che adesso è diventato veramente un articolo best buy. L'oggetto di cui voglio parlarvi oggi è questo, il gimbal della Zhiyun. Ormai è stato recensito da centinaia di youtuber, però adesso vale la pena parlarne perché su Amazon adesso è venduto a soli 109 euro, quindi un prodotto di ottima qualità, utilissimo per chi fa dei travel vlog o semplicemente vuole fare dei video quando fa delle gite fuori porta la domenica. Questo è un prodotto ideale, al prezzo di adesso ne vale veramente la pena. Guardiamolo solo un attimo da vicino, non sarà una vera recensione perché a questo punto è inutile farla dopo tanti mesi dalla sua uscita, ma un'occhiatina veloce la possiamo dare, quindi guardiamo da vicino questo gimbal Zhiyun. Il gimbal Zhiyun è questo. Il prodotto è di ottima qualità, funziona benissimo, è compatibile con tutti gli smartphone e ha dalla sua anche una applicazione che gli permette di avere delle funzioni in più. Diciamo che possiamo non usarla se non ci interessa, ma se la usiamo, soprattutto adesso che comunque è stata sviluppata con i mesi, con i vari aggiornamenti, secondo me funziona benissimo e gli dà un qualcosa in più a un prodotto che già è ottimo. Quindi guardiamo da vicino alcune funzioni di questo gimbal. Allora, per prima cosa inseriamo lo smartphone. Per inserire lo smartphone basta aprire questa pinza qua sotto, inseriamo lo smartphone, ok? Lo spingiamo in battuta fino in fondo, controlliamo che le due pinze siano regolate più o meno alla stessa distanza, quella destra e quella sinistra, lo spazio qua deve essere più o meno uguale, se no basta spingere qua nel fianco e si sposta e si centra. Poi in base alle dimensioni del nostro smartphone, quando noi andremo a accendere il gimbal, che basta tenere premuto il tasto d'accensione per alcuni secondi, vedete che il gimbal si accende, però vedete che lo smartphone rimane giù, pende da una parte, perché essendo uno smartphone molto grande, un iPhone 8 Plus, bisogna regolare questo braccetto spostandolo verso l'esterno. Dopo si può regolare in base alla dimensione e al peso del telefono, in questo caso con l'iPhone 8 Plus bisogna estenderlo tutto, chiudere di nuovo la vite. Riaccendiamo il gimbal e vedete che adesso lo smartphone è centrato benissimo, perché adesso il peso è equilibrato, quindi più il telefono che andremo a mettere sarà piccolo, più il braccetto lo dovremo accorciare. Più il telefono è grande e pesante, più il braccetto lo dovremo estendere verso l'esterno. Allora, cosa possiamo dire di questo gimbal? Quando lo accendiamo, la prima funzione che ha è quella del mantenere sempre il telefono, diciamo, che guarda dritto davanti a noi. Cioè noi possiamo spostarci a destra, a sinistra, sopra, sotto, il telefono guarderà sempre avanti a noi. Quindi, per dire, non potremo inquadrare in basso, perché il telefono, vedete, anche se alzo il braccio, il telefono inquadra sempre davanti a noi. Per cambiare questa funzione basta premere due volte il tasto MOD. A questo punto entra in funzione la seconda opzione che ha, cioè lui adesso, se lo tengo dritto, inquadra davanti, se mi abbasso inquadra verso il basso. Praticamente funziona su tutti gli assi, praticamente adesso si muove come se fosse il nostro smartphone che abbiamo normalmente in mano, quindi lo possiamo abbassare verso il basso per inquadrare una cosa in terra, possiamo alzarlo, possiamo inquadrare verso l'alto. Lui seguirà sempre in maniera fluida e morbida, perché questo gimbal funziona benissimo da quel punto di vista lì, e le inquadrature vengono di uno spettacolo allucinante, soprattutto quando camminiamo magari in qualche vialetto di qualche borgo o comunque sulla spiaggia. Questo gimbal veramente farà venire dei video spettacolari. E se poi andiamo a premere tre volte il tasto MOD, vedete che il gimbal gira su se stesso. Per farsi dei selfie rapidamente basta premere tre volte il tasto MOD e lui gira su se stesso e abbiamo il telefono che inquadra noi. Adesso basta premere tre volte ancora il tasto MOD e automaticamente il telefono ritornerà nella posizione originale. Vedete?
Poi un'altra cosa utile che troviamo sul quadro di comando è questa leva che permette di fare lo zoom delle inquadrature, però questo solo usando la sua applicazione. Qua sul fianco troviamo la porta micro USB per la ricarica. Diciamo che questo gimbal ha una batteria che dura 12 ore, quindi hai voglia a fare video. E in più qua sotto ha uno sportellino con una presa USB classica per poter collegare direttamente il gimbal al telefono e fare diventare il gimbal un power bank usando la sua batteria per ricaricare il nostro smartphone. L'unico modo che abbiamo di usare questo gimbal come power bank è solo quando abbiamo il telefono messo in maniera verticale, perché se è messo in maniera orizzontale come in questo caso, ovviamente la presa è coperta e non si può inserire la spinetta per ricaricarlo. Mentre quando noi lo mettiamo in maniera verticale, adesso vi faccio vedere come si fa. Spegniamo il gimbal, tiriamo fuori un attimo il telefono, ok, basta allentare questa vite qua dietro, ok. Vedete che adesso la pinza per stringere il telefono si è girata. In questo caso allora possiamo inserire il nostro smartphone, ok. Poi ristringiamo questa vite del braccetto laterale perché adesso il telefono ha il peso tutto centrato. Accendiamo il nostro gimbal. Ok, vedete che il telefono adesso messo in maniera verticale, ovviamente ha la presa qua sotto libera, possiamo collegarlo alla USB classica che c'è qua dietro e il nostro gimbal ricaricherà il nostro telefono, quindi in caso di emergenza di batteria del nostro smartphone abbiamo anche questa possibilità. Adesso diamo un'occhiata veloce all'applicazione che secondo me è molto interessante e utile da usare se usiamo questo gimbal. Allora, adesso andiamo ad aprire l'applicazione Ziyun. Clicchiamo sull'applicazione. Ok, vedete che la carica. Ok, adesso ci chiede di connettere il nostro device. Clicchiamo su Connect, lui lo rileva. Ok, in automatico ci apre l'applicazione. Adesso siamo connessi, quindi l'applicazione adesso è pronta per essere usata. Cosa abbiamo? Abbiamo sulla sinistra, ovviamente possiamo scegliere se videocamera o macchina fotografica, abbiamo sotto il simbolo per cambiare se fotocamera anteriore o posteriore, abbiamo sul lato destro le varie regolazioni delle qualità dell'immagine, dopodiché in alto abbiamo il setting e in più da qua noi possiamo registrare direttamente premendo il tasto di registrazione che abbiamo sul nostro gimbal. Quindi non dovremo schiacciare il tasto sul display, ma basta premere quello sul manico del nostro gimbal. Quindi vedete che se io lo vado a premere, ho scattato una foto in questo momento, ma se qua cambio e metto videocamera, se io lo vado a schiacciare, vedete che inizia la registrazione. Quindi lui adesso sta registrando, vedete la mia mano, e allo stesso tempo, se io adesso lo vado a rischiacciare, fermo la registrazione, il video viene salvato. Quindi dopo andremo a premere qua in basso a sinistra e vedete che c'è la galleria con la foto e il video registrato fino adesso, cioè il video dove ho registrato la mia mano. Ok, quindi secondo me è utilissimo usare la sua applicazione. Primo perché ci dà la possibilità di usare il tasto REC direttamente dal manico del nostro gimbal senza premere il tasto REC sul display del nostro smartphone e anche per metterlo in pausa. Quindi secondo me è comodissima. In più possiamo zoomare perché possiamo, usando sempre la levetta che troviamo sul manico del nostro gimbal, possiamo zoomare o meno direttamente tenendo in mano il gimbal, e questo secondo me è comodissimo. Una cosa aggiuntiva che si può fare con il gimbal, oltre a usare lo smartphone, è poter mettere sul gimbal le action cam, cioè GoPro o Sony. Io la GoPro non ce l'ho, ho la Sony, quindi vi faccio vedere come ho montato la Sony sul gimbal. Viene venduto separatamente, in questo caso l'ho stampato io con la stampa 3D e su questo supporto posso montare qualsiasi videocamera action cam della Sony. Però per la GoPro è in vendita il supporto che si installa sempre qua sopra ovviamente e si incastra la GoPro qua nell'angolo, si incastra perfettamente e funziona benissimo. Quindi avere un gimbal
con un action cam, quindi la stabilizzazione dell'immagine dell'action cam più la stabilizzazione che crea il gimbal, diciamo che le immagini vengono perfette. Ovviamente in questo caso non possiamo usare il pulsante REC perché non c'è comunicazione tra la videocamera e il gimbal, quindi dovremo schiacciare il pulsante qua sopra di registrazione e poi usare il nostro gimbal normalmente, vedete? E funziona benissimo, quindi anche con le action cam diventa utilissimo. Quindi ragazzi, il video non era una recensione perché il prodotto non è nuovissimo, ma al prezzo attuale su Amazon a 109 euro, questo prodotto adesso è sicuramente best buy. A chi interessa fare video editing è sicuramente un prodotto da avere. Se il video vi è piaciuto lasciate come al solito un pollice su, iscrivetevi al canale, condividete il video e ci vediamo al prossimo. Ciao!